Om Shanti, eccomi qua, mi sentite ora? Mi sentite ora? Om Shanti, bene. Ok, benissimo, grazie Giselle. Quindi c'è stato un po' un contrasto tecnico e quindi cioè, sono riuscita a sistemarlo, però sono dovuta riuscire. Quindi abbiate pazienza quando è così, poi magari rientrate. Ok, se vedete dopo un po' che non riesco a ricollegarmi, va bene, pazienza, però intanto andiamo avanti. Allora, tanto ben trovate a tutte e a tutti. Stasera gocce di creatività. C'ho qui, sto cercando di posizionare un poster, però gocce di creatività stasera particolarmente ricco di un argomento, l'arte di essere raffinati. E ci vuole una comprensione, diciamo, abbastanza profonda. Ma neanche così tanto incomprensibile. E chiaramente ho bisogno di utilizzare una parte molto creativa per riconnettermi, diciamo, a comprendere un'origine della raffinatezza. Quindi, come sempre, io vado sempre a vedere in questi incontri un po' la parola, il significato, che bene o male lo sappiamo che cosa vuol dire essere raffinati, però siamo, diciamo, in contesti diversi ora, nell'espressione, anche nel dare delle espressioni proprio alle parole stesse. In questi contesti sono un po' cambiate. Noi stessi abbiamo un modo di connetterci adesso in un modo differente, no? A queste stesse parole. Per esempio, raffinato vuol dire che è stato sottoposto a un processo di raffinazione, appunto, no? Nel cibo, per esempio, come lo zucchero e il sale, viene raffinato, le farine vengono praticamente tolte di ogni per sé. In certi casi la raffinatezza rovina anche un prodotto, no? Un qualcosa. Però alla fine è una ricerca che di solito è riferita a tutto ciò che è esterno. Come modi, l'apparire in modo distinto, i gusti possono essere dei gusti raffinati o definiti, come per esempio mi è venuto in mente nella cucina, mi ha fatto pensare che quando gli ingredienti sono mischiati tra di loro, quando raggiungono un'alchimia tale da creare un gusto unico, diventa un gusto raffinato, cioè è come se non c'è l'eccesso di nessun ingrediente, quindi entra in una raffinatezza, in un qualcosa che forse non è neanche, non si può neanche spiegare, si può solo appunto percepire, no? Invece al contrario di qualcosa di raffinato è qualcosa di cattivo, al gusto, al tatto, qualcosa di cattivo. È una goffaggine, per esempio, qualcosa che esprime una goffaggine, grossezza in senso di grossolanità, di essere rozzi, no? Volgari, un po' zoticoni, ecco, quindi questo è il contrario di essere raffinati. E c'è una citazione che mi è piaciuta, la vado a leggere, e dice: solo gli animi, raffinati possono toccare il piacere senza sporcarsi. È molto bello. È di uno spagnolo, di un messicano, non so pronunciare il nome, però solo gli animi raffinati possono toccare il piacere senza sporcarsi, senza entrare nella grossolanità. Quindi, un'altra citazione dice: una vera raffinatezza
e tenerezza può crescere solo su un fondo, cioè su una base di forza originaria. Altrimenti ci si ritrova nella perversione e nella decadenza. Anche questa è molto, molto profonda, perché andiamo a toccare chiaramente degli aspetti spirituali. Quindi direi che, per semplificare, per me, che la raffinatezza equivale a una cura. Equivale a una cura, ma questo è molto concentrato dai fattori esterni che ora, nei sensi, quindi l'idea di raffinatezza che abbiamo ora può variare a secondo, diciamo, dei periodi o degli usi o dei costumi. E in effetti quello che una volta poteva essere simbolo di, che ne so, di raffinatezza interiore, ma anche soprattutto esteriore, oggi diciamo che può essere definita magari come una goffaggine, oppure come un qualcosa di molto grossolano. Quindi tutti i valori, diciamo, che sono spinti da un sentire esterno non possono essere stabili, e quindi non possono neanche stabilire una verità. Quindi all'apparenza possono essere, ci può essere qualcosa di molto grossolano, per esempio, no? Magari è grossolano perché mi voglio conformare alla società di ora, che magari è molto grossolana, è molto così, non ha molte raffinatezze, ma magari posso avere un cuore molto raffinato interiormente. E cosa facciamo? Spesso e volentieri questo cuore tendiamo a nasconderlo. Quindi esteriormente siamo in un modo, però interiormente siamo magari molto raffinati, solo che gli altri, il fuori, non riesce a percepire quella raffinatezza, non la riesce a percepire, perché non siamo in una coscienza così raffinata, che va, diciamo, in una coscienza dello spirito, che allora andrebbe a vedere al di fuori di questa crosta. Quindi io mi sono domandata perché non possiamo raffinare i nostri sensi, raffinare noi stessi, cioè ciò che vediamo, le parole che usiamo, ciò che sentiamo. Ogni volta che siamo nel parere, nel giudizio, possiamo cercare di raffinarci, di togliere tutto quello strato, diciamo, che c'è sopra, che mettiamo sopra, perché questo strato copre questa raffinatezza negli altri, nell'esterno, ma anche interiormente, e quindi copre la bellezza e la raffinatezza di un gioiello, proprio come un gioiello che viene coperto. Lo stesso Brahma Baba, il fondatore di questa scuola della Brahma Kumaris, era un gioielliere. Quindi da un pezzo di roccia, da un pezzo di pietra, insomma da una pietra, da una roccia, sapeva far emergere un brillante, scolpendo, no? Cioè tic tic scolpendo, quindi sapeva far emergere una pietra preziosa. E questo modo lo trovo che è stato veramente molto utile per Brahma Baba, per questo fondatore, per poterlo applicare verso se stesso, per poterlo applicare verso quel cuore, diciamo, quel cuore spirituale, naturalmente, che diventa ora, è diventato un po' come, più che altro, come una pietra, no? Quindi ricoperto chiaramente questo cuore da tutte le cose che sono esterne, è come se scolpendo ha fatto uscire fuori, quindi ha fatto uscire fuori questa, ha spaccato questa crosta del cuore, e quindi ha fatto un lavoro profondamente interiore. Quindi
fare un lavoro, diciamo, per raffinare qualcosa, per pulire le imperfezioni che abbiamo, diciamo, che si sono create, diciamo che è una forma di cura estremamente, estremamente attenta e anche molto intelligente. È proprio una cura intelligente. Perché diventa una cura intelligente? Perché siamo sicuri, come un gioielliere, che sotto quella crosta c'è veramente un diamante, c'è un gioiello. E quindi veramente scolpiamo, no? Infatti, questo raffinare, questo scolpire, fa parte proprio, diciamo, di scolpire, di raffinare l'intelletto. Si dice, no, di avere un intelletto raffinato, cioè di capire, di comprendere in maniera raffinata, cioè vedere cosa c'è sotto, cosa c'è dietro. Quindi avere un intelletto raffinato significa questo, cioè portarlo a una cura, a una pulizia. Quindi la capacità di essere raffinati vuol dire prima di tutto avere cura di se stessi, perché l'intelletto, ognuno ha il proprio, quindi appartiene all'anima e bisogna raffinarlo. Allora, noi ora in questo tempo non siamo così raffinati, non lo siamo, perché ciò che facciamo spesse volte non esprime uno stato di raffinatezza, non ce ne rendiamo neanche conto naturalmente, adesso no, non è qui per dire che siamo così grezzi, no? Però è come se veramente si è creato come questa crosta, quindi non siamo proprio nell'espressione più raffinata. E diciamo che è diventato un mondo molto grossolano, il mondo stesso è molto grossolano, ma per primi noi siamo diventati grossolani. Quindi prendiamo per esempio un seme, per esempio, perché voglio che capiamo questo, no? Io uso della creatività proprio perché voi stessi possiamo tutti quanti usare con creatività degli esempi. Quindi prendiamo per esempio un seme, il seme di una quercia, va bene? Quando vediamo una quercia, la vediamo grossa, la vediamo maestosa, ruvida, quali altri aggettivi possiamo dare? Molto grossolana, è molto grossolana, è maestosa, è grossolana però, no? Ma il seme di una quercia, nella sua essenza, è molto raffinato. Cioè, in origine, se ci pensiamo, vediamo la quercia ed è veramente molto grezza. Molto materiale, molto grezza, ruvida, con tutta quella corteccia, no? È maestosa, ci impressiona, ma è grezza. Quindi, se ci pensiamo però, all'origine, se ci pensiamo bene, ogni cosa all'origine parte da un punto di raffinatezza, parte da un punto raffinato. Anche il seme della vita stessa, no? All'origine è molto raffinato. Pensiamo allora a un bambino, pensiamo a un neonato, appena nasce è delicato, è raffinato, in ogni suo gesto, non è banale, è neanche grossolano. Man mano che cresce, naturalmente, perde questo stato di raffinatezza, no? E infatti noi siamo qui per ritrovare questa raffinatezza, questo seme originale, il punto, diciamo, di partenza di noi stessi. Siamo qui per ripartire. Siamo qui alla ricerca di capire come ripartire. Quando noi ripartiamo, cioè ci incarniamo nuovamente sulla Terra, noi siamo raffinati, siamo puliti, completamente raffinati.
E come può essere la terra e tutto il suo contesto vitale nella terra? Anche essa è completamente raffinata, è purificata, è completamente ripulita, si è trasformata, si adegua praticamente a questa situazione della purezza di questo seme. Infatti, quando noi vediamo un bambino neonato, un bambino piccolo, di regola, diciamo di regola, tutto l'ambiente che lo accoglie è purificato, è pulito, è ovattato. È un germoglio, diciamo, talmente piccolo, talmente tenero, talmente raffinato che i suoi modi comunque sono così perfetti, sono così curati. E noi nel vedere ditemi se mi sbaglio, ma nel vedere questo bambino, questo neonato, questa vita così raffinata, mette noi stessi in questa modalità di essere delicati, raffinati, ci trasforma in questo modo raffinato. Siamo anche noi delicati, siamo raffinati, siamo curati anche nel toccare questo bambino, nel vedere l'ambiente, nel sistemare l'ambiente. C'è una cura precisa. Quindi ci trasforma, no? Non vediamo i difetti, non li vediamo. Quindi non vediamo i difetti in questo bambino, in questa raffinatezza, non la vediamo. Quindi questa raffinatezza è capace, pur nella sua tenerezza, pur nella sua forse fragilità, di trasformare l'atmosfera. Per questo il mondo si trasforma, perché in effetti è un potere, no? Perché è un potenziale, perché il seme è in primis. Quindi, partendo dal seme, c'è il seme delle anime. Come c'è un seme fisico, quindi dell'albero, no? C'è anche un seme spirituale, il seme dell'umanità, l'albero dell'umanità, dove questo seme contiene tutti gli ingredienti della cura, dello splendore, della raffinatezza. È raffinato, è pulito. Diciamo che contiene la giusta alchimia dei valori spirituali, dell'amore, della pace, la gioia, la purezza, la saggezza, tutti questi ingredienti, questo cibo spirituale. Quindi è tutto molto raffinato, è tutto molto pulito, no? Non c'è niente che sia più o meno, è proprio crea questo seme. Per esempio, facciamo un altro esempio riferito alle cose fisiche. Da un seme, mi piace molto a me questo esempio, da un seme di un albero di mango. Cosa contiene nell'essenza, nella sua raffinatezza? Cosa contiene? Contiene tutti i frutti. Quindi il mango è un albero e darà tanti frutti, darà tanti piccoli manghi. E comunque, quindi è un albero ed entrerà comunque nel processo ciclico della sua, anche nella sua anche decadenza. Ma sempre c'è un seme che ricrea il mango. Dal seme, dall'essenza, dal seme spirituale, dall'albero dell'umanità, dal seme che è l'essenza, che è Dio, che è l'energia suprema, l'anima suprema. Cresce l'albero genealogico dell'umanità. Eccolo qua. Lo vedete? Guardate che bello. Fa il riflesso. C'è il riflesso del. Eccolo qua. Guardate un po'. Il seme in alto qua, e però c'è anche in basso giù. Adesso capiamo perché.
Il seme, abbiamo detto, l'albero genealogico dell'umanità. Eccolo qua. Il seme è in alto, nel suo, diciamo, stato raffinato, e sta in uno spazio nel mondo incorporeo, chiamato così, dove lì c'è questo seme, diciamo, sempre, mai intaccato. E da lì, da questo mondo, da questo emisfero, scendono le anime. Le anime che contengono tutta la raffinatezza per le radici forti per sostenere il tronco dell'albero dell'umanità. Questo è il momento, diciamo, il tronco, le sue parti del tronco con le radici, è il momento di massimo splendore di un periodo. Cioè, per molto tempo si esprime esattamente tutta la raffinatezza in un ampio periodo, in un largo periodo. Ma poi l'albero, come ogni albero, come in natura, incomincia chiaramente anche poi a creare i suoi primi rami. E così, quando incomincia a creare i suoi rami, incominciano a scendere le anime che sono, comincia a scendere il seme, l'essenza di quelle anime che hanno la raffinatezza dell'essere i profeti e che così creano delle religioni. Infatti qua sono, vi manderò l'immagine, ma sono, ci sono a ogni periodo i profeti, le anime che hanno questa, nel seme hanno questa raffinatezza e creano queste religioni. E così tutti i rami, poco per volta e in graduatoria, si riempiono di tante foglie che sono le anime che appartengono a quella religione. In ogni religione si creano tante diverse opinioni andando avanti, no? L'albero cresce, è un albero genealogico delle anime. Quindi diverse opinioni e diversi culti, e così tante altre anime scendono in accordo alla loro parte, per sostenere quello, per sostenere quella religione, quelle opinioni, quei rami, eccetera, eccetera. E quindi i rami di questo albero genealogico delle anime, il seme dell'umanità, si intensificano sempre di più, diventano veramente, tante sono le foglie, tanti sono gli esseri umani sulla terra. E infatti tutto si allinea a questo processo, la terra, la materia, la natura, la scienza, e c'è sempre bisogno di più spazio per reggere questo grande albero dell'umanità, delle anime. Ma quando l'albero incomincia a mettere i rami, praticamente all'inizio del, diciamo, a metà tronco, quando incomincia a mettere i rami, incomincia anche il suo processo di declino, fino ad arrivare a un totale sviluppo di decadimento dell'albero. Ma sempre il seme rimane, cioè l'origine del nuovo germoglio rimane. Ci sono delle ere ben definite che non sto a spiegare ora, ma a questo punto le anime, a questo punto, in questo particolare momento di dove l'albero sta andando nel suo declino, che è normale, scendono, ci sono le anime del cambiamento, del rinnovamento, i gioiellieri, diciamo così, che sanno riportare la raffinatezza nel seme e si mettono al lavoro nella loro parte, perché
In questo albero genealogico ogni anima ha una sua parte ben definita, molto utile. Quindi poche anime ora si mettono al lavoro per questo processo, hanno questa parte e sono a sostegno delle radici per il nuovo ciclo. Queste anime siamo noi, noi che cerchiamo di fare queste trasformazioni. Quindi per il nuovo ciclo di questo albero è questo il momento in cui l'anima suprema, cioè il seme, Dio, si fa avanti per sostenere questo meraviglioso processo. Nasce tutto questo da una naturale comprensione e collaborazione, perché sono le anime che perché sono poche, non sono tutta l'umanità. Perché sono le anime che hanno vissuto, diciamo, tutto il processo dell'albero, quindi tutto un circuito, tutto un ciclo, no? A pieno tondo, diciamo. E che sono le anime che più hanno cercato Dio in questo procedimento, ma anche più sono quelle che sono state più lontane da Dio, ma questa è la loro parte, perché hanno come la raffinatezza di comprendere tutta la storia dell'albero. Per quello non fanno fatica a pensare di voler trasformarsi, di voler migliorare, di voler essere veramente una collaborazione a beneficio di tutto, di tutta l'umanità, di tutto l'albero. Non so se è chiaro questo concetto, questa meravigliosa realizzazione di questo. Questo per dire che cosa? Che comunque ogni anima si è essenziale ed ottimale nella crescita, nel mantenimento, cioè nella vita e nel decadimento dell'albero, dell'umanità. All'origine, in essenza, il processo del seme comunque contiene tutti gli ingredienti di un essere raffinato, perché tutte le anime che stanno facendo la loro parte, sia nel mantenimento sia nel decadimento dell'albero, perché tutte sono uguali e per tutti hanno le stesse qualità, la stessa essenza, la contengono tutte. Quindi ognuno di noi è un'energia raffinata, è in natura, non esiste il difetto. Noi facciamo parte di un sistema naturale, quindi non esiste il difetto. Ognuno deve accettare la propria parte con amore, vederla, capirla e accettare quella degli altri, perché siamo tutti parte di questo albero, dell'albero dell'umanità, proveniamo dallo stesso seme, come l'albero. Siamo tanti piccoli manghi, ecco. Diciamo così, allora possiamo raffinare con questa visuale, lo possiamo fare e dobbiamo domandarcelo. Possiamo, avendo questa visuale di quest'albero, possiamo incominciare a fare veramente gioiellieri, a raffinare il tutto. Possiamo con questa consapevolezza avere un aiuto, ci può aiutare a raffinare. Questa consapevolezza può essermi utile per raffinare, per raffinarmi, no? Per aiutarmi a raffinare. Quindi intanto incominciamo da noi stessi, non dagli altri. Perché ogni comprensione, ogni consapevolezza la dobbiamo prima di tutto integrare verso noi stessi. Poi, più incominciamo ad essere raffinati, e più abbiamo chiara la visuale che anche ogni anima è nel suo prezioso ruolo, è proprio in accordo a questo.
Si dice la fragilità del cristallo, la fragilità del cristallo, io ho lavorato il vetro e ogni tanto mi ci metto ancora, però la fragilità del cristallo non è una debolezza, ma è una raffinatezza. Io avevo uno strumento per fonderlo, per calibrare la quantità di piombo, perché più è alto il piombo dentro un vetro, più arriva ad essere un cristallo puro. E noi ora siamo molto fragili, come dei cristalli, perché stiamo cambiando la pelle come fa il serpente, siamo in quel momento di transazione che siamo un po' spogli. No, è per questo è molto importante usare una creatività, la nostra creatività, l'anima è creativa, noi siamo un'essenza vitale creativa e lo vediamo, lo sappiamo e non ci illudiamo che non lo siamo. E questo è l'ego che ci dice che non siamo capaci, invece sì. E quindi siamo in un momento di fragilità perché stiamo ritornando ad essere raffinati, stiamo pulendo, ci stiamo rifacendo il vestitino, stiamo ristabilendo le radici dell'albero per tutta l'umanità, del seme. Questo è importante. Allora, arrivati a questo punto, mi sono dimenticata di chiedervi se avevate il foglio e la penna. Vi do il tempo di prepararlo perché facciamo il laboratorio. Quindi preparatevi foglio e penna. Adesso prendo il laboratorio, molto semplice, e poi facciamo una brevissima delle meditazione che sono così una visualizzazione molto breve. Allora, ci siete col foglio? Nel vostro foglio disegnate così, quattro petali e è una gemma, diciamo, con quattro spicchi, così come l'ho disegnato, non c'è bisogno che lo fate colorato. Praticamente prendete un foglio, fate questi quattro petali. E poi fate la gemma, il bocciolo, diciamo, suddiviso sempre in quattro, come se fosse un bocciolo che deve avere altri quattro petali per aprirsi, no? Ecco, mettetevi senza distrazione. Adesso mi sono segnate i passaggi così non me ne perdo neanche uno. Avete disegnato questi così, eh? Ok? Avete capito? Sì. Benissimo, fatelo, anche abbastanza grandi, non fateli troppo piccoli, fate un bel fiore con bei quattro petali e un bel bocciolo con quattro spicchi all'interno. Allora, nei quattro spicchi esterni scrivete queste parole in ognuno dei petali. Rabbia in un petalo, risentimento in un altro petalo, delusione in un altro e sfiducia. Li avete scritti? Ditemi un ok. Ok. Adesso li numerate da 1 a 4 per ogni petalo. Da sinistra verso destra. Li numerate da 1 a 4 i petali esterni dove avete scritto queste parole che vi ho indicato, rabbia, risentimento, delusione, sfiducia. Li numerate da 1 a 4 partendo da sinistra verso destra. Ok, ora chiudete gli occhi e voi stessi dovete trovare
quattro parole che rappresentano per voi la raffinatezza. Così, d'impatto, quattro parole che rappresentano la raffinatezza e le scrivete nei petali del bocciolo. Quattro parole create da voi, estrapolate da voi, che rappresentano per voi la raffinatezza, qualcosa di raffinato. Ci stanno dentro tante cose, dentro una raffinatezza. E le scrivete in ognuno dei quattro petali, ok, del bocciolo, e poi li numerate da 1 a 4, partendo però da destra verso sinistra. Una volta che avete scritto nel bocciolo le parole in essenza di che cosa per voi rappresenta il significato di raffinatezza, le scrivete nei petali e le numerate da 1 a 4, però partendo da destra verso sinistra. Fatto questo, vi do qualche secondo così ci riflettete profondamente, così scegliete le parole giuste, quelle che salgono per prima, eh? Ok? Ora dobbiamo creare gli abbinamenti. Sono gli abbinamenti per raffinare me stessa. Quindi, ora vedete a ogni numero, cioè cosa corrisponde, tipo il 4 con 4, il 3 col 3, no? Tra le parole che vi ho detto di mettere nei petali esterni, diciamo nella crosta, nei petali esterni, e quello che avete elaborato nel bocciolo. Quindi, nel bocciolo il numero 4 va abbinato al numero 4 del petalo esterno. E a questo punto vi dovete fare una domanda. La domanda è: come sarei se applicassi questa virtù? Se applicassi questa virtù, questa parola, questa parte di raffinatezza diciamo, al petalo corrispondente, per esempio, non so, alla rabbia, come sarei? E vi suggerisco, in essenza proprio, con una parola di scrivere a fianco la sensazione o la realizzazione, senza tanto pensarci. La domanda è velocemente: come sarei se applicassi questa virtù o alla rabbia, o al risentimento, alla delusione? Dovete vedere qual è la combinazione. E sotto qua ci scrivete come sareste, cosa vi fa emergere. Mettetelo, scrivetelo, ditemi quando avete finito. Datemi un ok quando avete scritto tutte e quattro le realizzazioni, le comprensioni, perché poi c'è l'ultimo step. Avete scritto?
Usate solo una parola, fatto, benissimo. Ora che avete scritto queste parole, perché noi dobbiamo tornare all'origine, all'essenza, veramente al seme, no? Noi siamo un seme, quindi. Adesso tutte queste quattro parole che sono le realizzazioni, no? Che sono emerse, le porto solo a un punto, cioè le unifico solo con un'unica parola che le rappresenti. Un'unica parola, e questa unica parola la metto quassù, pronta a sbocciare, cioè è l'interno del bocciolo. Queste quattro realizzazioni le guardo, le rilego con la mente e velocemente, proprio in essenza, senza divagare troppo, senza ricercare troppo, a intuito, proprio in maniera spontanea, le raggruppo in un'unica parola. Siete brave, non vi voglio consigliare perché sennò vi condiziono, no? In un'unica parola, ce ne sono tante, non vi intimidite, siate grandiosi perché è l'interno, è il fulcro raffinato, è il vestito di sempre che stiamo riportando a nuovo. E lo scrivete qua sopra, bello in grande. Quando l'ho fatto, quella parola è il punto di partenza. È il punto di partenza da dove che devo implementare nella mia vita di ora, perché è da lì che incomincio a partire nuovamente, è da lì che comincio a riprendere i pezzi del costume, della pelle nuova. Sono sicura che è per voi, perché voi siete creativi, noi tutti siamo creativi e siamo solo noi che abbiamo la capacità di rifarci, di risplendere. Quindi non siate timidi in questo. Quindi andare all'essenza, quattro parole specificate in una, che le rappresenti tutte e quattro, e quello è il punto di partenza. Dentro questo seme c'è la pratica raffinata, l'energia raffinata che mi serve per questa trasformazione, per questa base, per ricominciare il sostegno ciclico dell'albero dell'umanità. È chiaro? Questa è la pratica di ora. Questa è la pratica. Questo è un lavoro da fare sempre con le virtù. Quando non fermiamoci, andiamo all'essenza, perché ogni virtù contiene tantissimi ingredienti. E poi andare all'essenza. E magari non è proprio quella virtù, è complementare per arrivare al nucleo, al bocciolo, da dove partire. È importante. Bene, adesso chiaramente verrà registrato, quindi se volete poi rivederlo, ricomprenderlo, d'accordo, poi vi posso mandare questa bellissima immagine dell'albero dell'umanità e si può spiegare anche molto più profondamente. A me piace molto questa idea. E adesso facciamo una breve meditazione, metto la musica. Andiamo a fare questo lavoro. Video.
Allora, intanto mettetevi comodi. Facciamo dei respiri profondi dal naso e poi a occhi chiusi, in questo momento, poi li apriamo. Facciamo dei respiri come se respirando dal naso stiamo inalando questa energia raffinata e le diamo un colore dorato. E nel buttarla fuori, perché immaginiamo che entri dentro il corpo, entra nei polmoni, questa energia di raffinatezza, come se pulisce tutto, no? Tutte le tensioni, tutti i pensieri, fino ad arrivare, insomma, da ogni parte dove sentite che può andare. E poi con la buttiamo fuori dalla bocca, così proprio. Come se buttandola fuori avesse raccolto proprio come della terra, quindi diventa di colore nocciola, opaca, e la buttiamo fuori. La diamo alla terra, all'aria. Facciamo questo con gli occhi chiusi assieme per 3 volte, quindi respiriamo. Dorato. Tratteniamo delicatamente, tratteniamo un po' e poi lasciamo andare di nuovo. Ho proprio la sensazione che ogni respiro entra un'aria raffinata, dorata, brillante, che pulisce, fa spazio ed esce fuori dalla bocca completamente portando con sé, cambiando colore, diventando opaca, toglie fuori tutto ciò che è coprente, che non serve come tensioni, pensieri, preoccupazioni, dolori fisici. Ecco, ora anche la mente è ossigenata e ora apro gli occhi. Quando mi sento, apro gli occhi. E immagino che proprio i miei piedi sono come l'albero, hanno delle radici belle, tenere, forti, che sprofondano veramente ancorate nel pavimento, nella terra, se sono con i piedi sopra una sedia o sdraiati, vanno, diciamo, allungarsi verso la terra. Immagino questo. Sono il nuovo germoglio. E ora, sotto le fronde dell'albero della mia vita, sotto queste fronde dell'albero della mia vita, so di essere un'anima buona. Quindi mi connetto con quella parte raffinata, che è una parte pura, una parte che è amorevole ed è amabile, come un bambino, un tenero bambino. Ho le radici forti, ma sono un germoglio. Sono gentile e premuroso verso questo germoglio, verso me stessa.
sono unico, unica e sono consapevole di essere di grande valore. Ho qualcosa da dare al mondo, qualcosa di molto speciale da dare al mondo. In questo modo il buio dell'ignoranza svanisce. Sono un germoglio tenero. Con le radici sempre più forti. Sono sempre più raffinato. C'è una luce dentro questo seme. È lo splendore della raffinatezza delle mie virtù, dei miei valori innati. Sento che posso essere fragile, ma nello stesso tempo sono potente, sono forte con le radici del mio seme. Tutto ciò che copriva, che rendeva scuro questo diamante, svanisce, si allontana, entra, va fuori dalle radici, le radici che sprofondano, stabili nella terra, e la terra le accoglie. Tutto diventa chiaro, è il sole, il seme dell'umanità, il padre, il genitore, l'energia suprema, è sempre stato lì e mi connetto con questa luce, con questo seme, sono il frutto di questo seme e mi immergo in questa luce divina. In questa luce completamente e sempre raffinata. Divento luce. Sento il potere del germoglio. Sento la visuale, vedo la visuale dell'albero intero, di ciò che sono, di ciò che sostengo. E allora c'ho una forte consapevolezza nel cuore che si apre come un gioielliere spacca una pietra ed esce fuori un diamante. Questa consapevolezza mi dice: tutto va bene nel mio mondo, perché il mio mondo è anche il tuo mondo. E tu sei perfetto come io sono perfetto. Ora il mio respiro rimane delicato, fresco, raffinato. Chiudo gli occhi e voglio integrare, percepire questa energia così preziosa, così curativa. E questa energia così raffinata.
che lucida il mio intelletto e lo rende un diamante nella consapevolezza del ieri, dell'oggi e del domani. Om Shanti. Ecco qua. Bene. Benissimo, allora vi ringrazio a tutti e ci vediamo la prossima volta. E questo viene registrato sul canale YouTube BK San Teodoro Sardegna, poi su Brahma Kumaris Italia, quindi poi vi manderò il link e chiaramente se avete domande, riflessioni potete scrivermi e i vostri consigli, le vostre opinioni sono gradite, anche per suggerimenti, non c'è problema. Allora vi abbraccio e grazie e a presto. Buona serata a tutti. Om Shanti. Om Shanti.